che è Lia, accompagnato da Emilia Falchi, che arriva da San Teodoro ed è un trovatello. Vediamo, eccola lì, numero 62, Max, accompagnato da Chiara Ermacora, da Olbia, che fa parte del gruppo Cinofilo. Numero 63, Mora, accompagnato da Alessia Serra. Di Olbia, numero 64, Mia, accompagnata da Elisabetta Deiana, che arriva da Olbia, adottata tra l'altro al rifugio. Numero 65, Ettore, accompagnato da Elisabetta Deiana, da Olbia. Numero 66, Alvin, accompagnata da Maria Teresa Marrone, da Olbia. Numero 68, Teodoro, accompagnato da Edi Tanzi, che arriva da Olbia, Porto Cervo. 69, Max, che accompagnato da Paolo Moreddu, che arriva da Tempio, tra l'altro adottato proprio al rifugio. E 70, Zeus, accompagnato da Isidoro e Cosetta Comite, spero di aver sbagliato il cognome, che arriva da Orosei. Ecco qui gli altri 10 animali, cagnolini meravigliosi, accompagnati dai loro conduttori. Tra l'altro, a proposito di Lida, mentre loro sfilano e arrivano di fronte alla giuria, volevo dire una cosa importante sulla Lida, che naturalmente è un'associazione Onlus. E che pensate, da 20 anni la Lida opera proprio sul territorio nazionale a favore dei diritti animali, riconosciuta con un decreto del Ministero Ambiente, pensate, il 26 maggio del 1978. Noi poc'anzi abbiamo parlato dell'associazione qui Lida di Olbia, avete sentito 1850 cani fino a questo momento in questi ultimi 5 anni, ma ben 1500 negli ultimi 2 anni, quindi credo che questa associazione stia facendo veramente un gran lavoro per far sì, insomma, che la città viva meglio e viva meglio, insomma, i nostri animali. Noi poc'anzi, intanto, mentre vengono fatte le riprese a questi bellissimi animali, noi poc'anzi abbiamo detto una frase importante che c'è proprio nella pagina principale della Lida Olbia.it, quindi www.lidaolbia.it, che la grandezza di una nazione e il suo progresso morale saranno giudicati dal modo in cui vanno trattati gli animali. Ricordiamolo che trattare bene gli animali è importante per la società e per i diritti, insomma, non solo degli animali, ma i diritti di tutti quanti noi. Eccoli qui in prima linea, questi bellissimi cagnolini. Chiedo una cosa a Sergio, impegnatissimo quest'oggi per far sì che vada bene la manifestazione. Ho visto che la vostra presidente è scomparsa, non so dove sia, probabilmente nella fase organizzativa. Chiedo che un applauso vada a tutta l'associazione, a Cosetta Prontu, grande l'applauso. E ricordiamo che questa associazione è un'associazione Onlus, no profit, che sembra anche, sai, una cosa un po' detta così banale, ma insomma, per far fronte anche a fare in modo che gli animali, insomma, stiano bene, ci vengono tantissimi soldi e tantissimo lavoro da parte vostra, no? Insomma, giorno per giorno lottate contro il randagismo, lottate contro tutte quelle persone che purtroppo qualche volta abbandonano i propri animali. Ormai tutti sanno, per gli appelli che noi facciamo costantemente, che per noi sbarcare il lunario non è molto semplice, anzi è un problema quotidiano. Allora vorrei citarvi solo alcune cifre. Noi abbiamo nel nostro rifugio qualche cosa come 550-600 cani,
Il nostro bilancio annuale è di circa 360.000 euro. Dopo anni di amichevole contestazione o comunque di amichevole collaborazione con il comune di Olbia, siamo riusciti ad avere qualche sovvenzione, ma che non raggiunge il 50% di quello che noi spendiamo. Se non avessimo l'aiuto di tanta gente come voi, probabilmente questi cani non sarebbero nelle condizioni in cui, nonostante tutto, sono adesso. Io mi auguro che con l'andare del tempo anche il nostro caro amico sindaco Giovannelli riesca a trovare, diciamo, fra le pagine del proprio bilancio anche una contribuzione un pochettino più, come dire, a misura per quello che noi spendiamo, e continuiamo in questa speranza. Se non fosse, ripeto, per l'aiuto di tanti privati, avremmo certo tantissimi problemi, ovviamente. Allora, Sergio, intanto io, mentre tu aspetta a fare, io mi manca un cagnolino, il numero 67. Eccolo, se tu sei 67, non ti ho presentato. Come ti chiami tu? E il tuo cagnolino? Allora, abbiamo Viola qua, 67, mi mancava all'appello, ma non perché fosse meno importante Viola, proprio perché è volato il foglio. Io ho una bella giornata, però c'è anche tanto vento. Insomma, allora vorremmo esserci qua con i 10, prego allora al loro posto. L'applauso del pubblico, vai! Io adesso vado a presentare i prossimi, che sono